Il circolo culturale Giuseppe Carducci che insiste sul territorio leccese in particolare e salentino in generale dal 1957 è sempre stato molto attivo per quanto riguarda delle iniziative di carattere culturale. E questa volta ci stiamo cimentando con l'intelligenza artificiale e devo dire che l'attività del circolo Carducci si è sempre svolta in parallelo con quella del Grande Oriente d'Italia. Il Grande Oriente ci ha sempre dato sostegno da un punto di vista scientifico, da un punto di vista finanziario e anche in questo caso lo ringraziamo per il contributo che ci ha consentito di creare questo evento per come siamo stati in grado di realizzarlo, ma soprattutto per averci dato la possibilità di consegnare 6 borse di studio agli studenti delle scuole superiori di Lecce, delle quarte e quinte superiori di Lecce, per degli elaborati che a nostro giudizio sono di grande spessore. Ora, la partecipazione è stata, per quanto riguarda questo concorso, è stata assolutamente inaspettata da parte di tutti gli istituti leccesi, partiamo dal Fermi, dal Liceo Banzi, dal De Giorgi, l'Olivetti, del De Giorgi di Squinzano. Diciamo c'è stata una partecipazione di massa per quanto riguarda un tema che certamente quello dell'intelligenza artificiale è il tema del attuale e del futuro. Vedremo domani che cosa ci avranno da dire il professor Del Prete, il professor Corallo, ma oltre che ovviamente all'ex rettore La Forgia, insieme a loro anche l'onorevole Dattis in quota Forza Italia di questa parlamentare di questa 18ª legislatura, esperto nel campo peraltro. E dirò di più, ci sarà anche la presenza di 2 amministratori unici di 2 aziende salentine particolarmente vivaci in questo settore. Io spero che ovviamente questa esperienza possa dar luogo ad una, come dire, una crescita di coscienza critica su questo argomento.